Torna anche quest'anno Ripattoni Arte 2016, per questa edizione quest'anno si è scelto il tema L'occhio che ascolta, perché? L'occhio che ascolta perché crediamo in una partecipazione più totale e complessiva dei sensi. L'occhio che ascolta perché vuol dire anche un modo di osservare e di comprendere l'arte e anche di percepirne i messaggi e la comunicazione. Una settimana di mostre, performance e incursioni artistiche, cosa sottolineare tra gli appuntamenti di questa settimana? Beh, alcune mostre che sono assolutamente imperdibili, abbiamo anche delle performance che ci porteranno anche a creare degli eventi con i quali crediamo di poter anche rappresentare la voglia di rompere un certo schema. L'abbiamo chiamato il muro perché c'è una realtà anche fisica vicino nell'ambiente costruito del borgo di Ripattoni che merita una poderosa ed efficace rottura tra presente e passato. Ripattoni in Arte 2016 torna grazie a una comunità che ha creduto ad un progetto che è nato qualche anno fa. Oggi mi trovo in una duplice veste, oltre ad essere rappresentante del BIM, sponsorizziamo questo evento da quando è nato, quindi da più di 10 anni. Ne sono particolarmente orgoglioso naturalmente. E questo evento che è nato con noi, ci abbiamo creduto, è cresciuto molto e quindi siamo qui di nuovo come consuetudine. È una manifestazione importante perché oltre ad ospitare artisti italiani, ospita anche artisti internazionali facenti parte dell'ambito della pittura, della fotografia, della scultura, quindi sono oltre 70 gli artisti che interverranno quest'anno. Quindi noi ringraziamo come amministrazione tutti gli organizzatori. Quest'anno siamo ancora più contenti perché io in prima persona insieme ad altri, tutti gli amministratori del comune di Bellante che si è insediato neanche da un mese, sosteniamo vivamente questa manifestazione.